Enis Cardina Annunziata, Billy Bar, Centro Revisioni Autonoleggio Ora Multiservizi SDL, Centro Estetico Antonietta, Masform, Audio Video Gallo Luigi, Falegnameria Nicola Gallo, Abbigliamento Zucchero e Cannella, Icom Marmi, Mondial Marmi, Taverna Zio Ciccio, Maratea, Calzature Carlo Magno, Olimpia Stabigliamento Bimbi, Centro Carni Olivieri, Pescheria La Piovra, Arte Floreale di Pesca Cassina SRL, Panificio Montesano, Antipanaino Cave, Gioielleria Grillo, Centro Estetico Agliur, Azienda Agricola Salomone, Itich Mania, Hightich, Sidro e Dischettini Antonia nell'assessorato sport e spettacolo, la Provoco, il Corpo Vigili Urbani, i Carabinieri, la Croce Rossa, la Protezione Civile. Io già non già faccio chi a parlare. Grazie, grazie a tutti gli sponsor. Vi presento la giuria, mentre intanto le due squadre. Oh, perché quest'anno abbiamo naturalmente due squadre, la squadra gialla e la squadra rossa, perché si scontrano Cerruto e Gapa Santa, due note zone di Lauria. Pensate, la squadra gialla è la squadra che ha perso l'anno scorso. Noi abbiamo rivoluzionato, gli organizzatori hanno rivoluzionato il modo di gestire, come dire, i giochi, perché invece di tornare alla squadra vincitrice, quest'anno c'è la squadra che ha perso l'anno scorso. È la squadra gialla, la squadra rossa, che è quella Gapa Santa, è la squadra che affronterà la squadra che ha perso l'anno scorso. Allora, sempre il fusillo, classico tipo, classico piatto che verrà proposto, è fusillico Zift, ovvero la squadra gialla, e fusilli al sugo, col sugo di maiale, la squadra rossa. La ripresento la giuria, intanto già i cuochi sono al lavoro. E potete anche acquistare i biglietti per poter poi mangiare, naturalmente i piatti arriveranno tra poco a loro. Vi presento la giuria, sono dei simpatici giurati che abbiamo avuto l'anno scorso, appartengono all'associazione Cuochi Potentini. Allora, c'è la signora Tiziana Lopardo, ecco, buonasera signora. Poi abbiamo Luciano De Palma accanto alla signora, Mario Picerno, Pietro De Nicolo e Giuseppe Lamboglia. Facciamo un applauso alla giuria che si sacrifica. Ammazza, già siete venuti alla squadra gialla con i piatti? Bene, allora io volevo chiedere però alla signora Tiziana con... ecco, non voglio influenzare, ma questa è la squadra rossa e la squadra gialla. Allora, signora Tiziana, speriamo che il microfono mi abbandoni, comunque ci sono... Mi dai l'altro Daniele, grazie. Grazie Daniele, efficientissimo. Volevo sapere dalla signora Tiziana, prima di addendarsi sul piatto, con quale criterio giudicherete i piatti di quest'anno? Allora, i criteri sono quelli dell'anno scorso. Allora, praticamente sono i criteri che noi utilizziamo per tutte le gare che vengono fatte in tutta Italia. Allora, praticamente l'unica cosa che noi non terremo conto, l'abbiamo già comunicato alle squadre, è la mise en place della pulizia, per un semplice motivo, perché siamo all'esterno e quindi non abbiamo dei banchi o una vera e propria cucina, quindi questa è l'unica cosa che noi non andremo a votare. Poi il resto abbiamo la preparazione professionale, in questo senso non abbiamo cuochi, però comunque vediamo come si muovono sia nell'impiattare sia in cucina, come sono organizzate le squadre. Poi abbiamo la disposizione e la presentazione, quindi la presentazione anche loro, quindi di come sono vestiti, come sono puliti, se hanno tutti la stessa divisa, la presentazione che può essere anche del piatto. Poi abbiamo aspetto estetico e sapore. In ogni piatto, l'abbiamo detto anche prima alle due squadre, tutto ciò che è all'interno deve essere commestibile, quindi come la presentazione del piatto in questo caso, che viene arricchita con il pane, quindi abbiamo una decorazione commestibile, e anche quell'altro, un altro piatto che ovviamente è stato decorato sempre con quelli che sono gli ingredienti, in questo caso abbiamo la carne che fa parte del sugo. Sì, ovviamente abbiamo chiesto, quindi queste sono le modalità e quello che andremo a giudicare. Bene, grazie alla signora. Ricordo allora, per la squadra gialla abbiamo Mario, Rocco, Antonio, Anna, Antonella,
poi Marco, Ilaria, Mariangela, Giacomo e Roberto. Per la squadra rossa Donato, Maria Teresa, Giacomina, Valentina, Pasquale, Angelo, Giacomo, Maria, Lina e Rosa. Allora adesso chi ha servito la squadra rossa? La squadra rossa ha portato, loro fanno quelli del Gabba Sanda e fanno i fusilli con il sugo, con il maiale. Quindi gusteranno prima, credo, il piatto della squadra rossa a questo punto. Della squadra rossa? Valentina. Daniele, abbiamo un audio ok? Vai Valentina. Noi siamo la squadra rossa, il nostro piatto è costituito da fusilli conditi con sugo di cotica, costine e salsiccia di maiale e in aggiunta scelta parmigiano. Velocemente è stata la presentazione, benissimo. Allora, questo è un momento importante, loro assaggiano. Posso parlare o disturbo? Lei sta già mangiando, quindi pensa proprio se parlo io, ma comunque. Sto appena assaggiando la pasta, gli posso dare dopo un giudizio. Assolutamente, è una sofferenza per noi guardare voi che mangiate, almeno per me, però insomma. Che ci vuole per fare il giurato, che un'altra volta mi candido pure io, invece sta sempre a presentare il telefono? Ci vuole le papille gustative, specialmente quella... l'occhio che vola anche la sua parte del piatto. Mi sono cercato, quindi già sono fuori gara subito, ecco. Chiedo scusa se ho beccato lei stasera, ci vuole fortuna andare a vita, insomma. La fortuna per fare i giurati. Sì, certo, lei da quanti anni è che mangia a scrocco? Ma questa è, la prima volta che faccio il giurato dopo tanti anni di lavoro. Lei ha mangiato a casa prima di venire qua stasera? No, non ho mangiato. Non lo fanno lì questo quattro maccheroni, pochissimi. Sono pochissimi proprio. Capito? La lascio mangiare perché vedo che già mi guarda con aria che se mangia a me. Oh! Come sente male il presentatore? Ma chi? Da dove venite? Bello! Mi hanno chiamato che stavo malamente io, non mi posso per ovvi motivi toccare, ma. Allora, la squadra gialla. Sì, tu sei, scusami, Mariangela, vai Mariangela. Allora, il piatto della squadra gialla richiama un'antica tradizione contadina, l'auriota, che utilizzava il pane cavato come contenitore per trasportare e conservare il cibo nelle faticose giornate nei campi. Il piatto giallo è dunque costituito da un panetto cavato contenente i fusilli fritti con l'olio, polvere di peperone dolce e pecorino. Guarniscono il piatto due cestini di pecorino sciolto, uno contenente peperoncino piccante saltato in padella e l'altro due tonchetti di pane fritti. Grazie a Mariangela che ha spiegato anche... Buonasera. Il caramè mi ha fatto una messa, salutiamo, facciamo per averne due cose. Che? Ha mangiato già? Siamo pure a quello dello frano, probabilmente. Sì, adesso sono più tranquillo. Ospite, sì. Un attimo che mi chiama il giudice. Dica, giudice, dica. Io volevo dare... volevo dire a chi ha presentato il piatto giallo. E la cosa è una pasta che non ho capito che cos'è. Sono dalla squadra gialla. Sì. Allora Mariangela, hai capito la domanda del giudice? Allora, sono dei fusilli fritti con olio. No, io dico la pasta. No, sono due cestini di pecorino sciolto. Uno contenente peperoncino piccante saltato in padella e l'altro due tonchetti di pane fritto. Sì. Sento giudice un odore diverso perché ho un naso. Un piatto e l'altro c'è molta differenza, lo so, ma tutti stanno a mangiare, noi guardiamo, però no, da professionisti, però se ne andai dopo. Ricordo che c'è anche lungo il corso Cairoli, c'è tutta una serie di stand organizzati dall'Alca, suoneranno anche i tarantati che stanno a mangiare. Oh, come... c'è gente che esprime il giudizio se vuole,
non vogliamo influenzare, come le è parso? Lei sta provando qualche cosa, sta gustando? Quella è la squadra gialla, detto tra noi, come le sembra il piatto? Beh, è migliorato quando l'anno scorso. È un anno che hanno solo cucinato così, non già fanno più. Stanno prendendo fusillo pro loro. Voi venite tutti da Potenza a parte De Nicolo, lui forse no. Quale piatto ti è piaciuto dei due? Se lo puoi dire, non lo so se si può dire. No. Che domande faccio? No, tu sei un cuoco. Ex cuoco. Ah, hai appeso la copporetta al chiodo, come mai? È così per il mio tipo. Ah, per carità, non voglio, ci mancherebbe. Però stasera ti sei trovato in questa simpatica occasione. E dopo sempre anni. Scusa, però adesso di esperienza non se ce l'hai, eh? Dove hai lavorato tu, scusami, come cuoco? Io sono nato all'isola, sotto Pietro, in De Nicolo, poi sono stato a Praia, due schiavi a Praia. Bene, benissimo. Allora, la signora Tiziana che ci dice? Allora, sicuramente abbiamo notato che ci sono dei cambiamenti rispetto all'anno scorso, quello sicuramente, perlomeno hanno accettato i nostri consigli e quindi già questo è un passo positivo. Considerate... Allora, ok, perché c'è stato un momento in cui abbiamo perso quello che ha detto. Ma lo ripeto. Sì, signora, non so, se vuole ripetere l'ultimo pensiero perché c'è stato un problema al microfono. No, stavo dicendo che hanno i consigli che noi l'anno scorso abbiamo dato alle squadre, abbiamo notato che quest'anno le hanno portate a termine. E in più stiamo parlando di persone appassionate della cucina, quindi non di professionisti. E devo dire che da parte di tutte e due le squadre è da apprezzare il lavoro che è stato fatto un buon lavoro. Quindi sarà sicuramente una differenza di poco tra l'uno e l'altro. Ecco, diciamo signori, non l'ho detto prima, lo ripeto, lo dico adesso, che secondo il giudizio della giuria la squadra vincente porterà a casa stasera un assegno, ciao, di 1.000 euro di stipendio, caro giudice, ad Casoselle, 1.000 euro. Mentre c'è da lavorare parecchio. Mentre la giuria popolare, ecco, entreranno in campo anche le persone che dovranno prendere dei biglietti o rosa o gialli, a seconda poi della squadra che vogliono portare avanti. Qui dal bar Heineken ci sono le urne e chi vincerà dal giudizio popolare porterà a casa invece la coppa e i premi che vedete sul tavolo. So, praticamente abbiamo due tipi di due vincitori, o lo stesso vincitore, due tipi di votazione. Quello della giuria e quella tecnica. Giovanni? Ok. De Nicolo, allora, come ti sembra la serata? Dobbiamo dire che contro Sandolio ha vinto il pari del gusto, come dicevo anche su Facebook io stasera, però la serata sta riuscendo. Adesso aspettiamo più persone, ma qui per carburare insomma ci vuole un po' di tempo, ma arrivano quando è finita la festa. No, arrivano. Allora, è cambiato qualcosa, diceva, nella squadra gialla, è vero. I nostri suggerimenti hanno fatto bene. Benissimo, vedremo che succederà, non ci esprimiamo, se la pubblicità mi aiuta, non lo fanno dire, eccetera eccetera. Salutiamo anche, mi pare, Eco Channel che riprende qualche parte di questa serata. E niente, adesso attendiamo il verdetto, mentre c'è la gente che insomma praticamente mangia. Guarda, beh, mangiano tutte. Quando per il giallo. Giallo, aspetta, hanno fatto quello che. Sì, quello che è sprint. Sprint, quello lì. Ma lei da dove viene? Io vengo da Torino. Pensate, abbiamo pescato l'unico torinese che c'è. L'unico piemontese che in Giallauria l'ho pescato io stasera, da Torino, e naturalmente queste cose non si fanno là. A Torino si fa la bagna cauda, quindi... famosa del re. È tutta un'altra cosa. Ah, no, sì, una volta c'era pure qua la marcia longa. Allora, perché le è piaciuto il piatto giallo e non il piatto rosso? Lo trovo più delicato, più... meno corposo. Lei nella vita oltre a mangiare che fa? Io faccio il pensionato. Ma lei, ma va? Beh, mi sembra giovane, falso giovane allora. No, sono giovane, insomma. Ah, ma è un buon gustato.
mica devo dire le tante. No, la finestra giusta. Ah, ho capito, la finestra giusta prima di Monti. Senti, mi dica, ma è un buon gustaio a tavola? Beh, sì, non sono per la quantità, io sono per la qualità. Qual è il piatto preferito? Marcella. Beh, io preferisco in assoluto. Ah, in assoluto, se vuole, se no siamo qua fino a domattina, per me. Posso anche elencare... No, uno in particolare. Spaghetti con le vongole. Benissimo, a Torino, dove c'è il mare. È la serata brutta stasera per me. Senta, lei è la prima volta che viene a Lauria? No, io ho sposato una di Lauria, Marcella. Mi dispiace, lo devo dire veramente. Eppure a me. Allora mangerà anche Lauriota. Un piatto Lauriota che si ricorda alla Lauriota? Lagane e fagioli, cos'è? Lagane e ceci. Ottimi gusti. Paoletta diceva invece che era amaro il primo piatto. Sì, è col prosciutto, no. Ah, ho capito, beh, però dai, mangiato, va bene. Se non ti piace. Lo so, come parliamo spesso a scuola, va bene. Ok, qual è il suo nome? Quello lo può dire. Io mi chiamo Antonio. Originale, torinese, classico nome. Io sono originario del Molise. Ah, e poi è andato al nord? Sì, avevo 8 anni quando sono andato al nord, quindi praticamente sono un abitato del nord. Torna spesso in Molise? Spesso no, comunque ci torno volentieri quando posso. Però dice sua moglie che viene spesso a Lauria anche perché già la porta ride, se no. Sì. Fino a quando resta a Lauria? Fino alla fine del mese. Ah, quindi siamo... Cioè, si fa la... Sì. Ah, già dice Citto, si fa la festa di San Giacomo, ma non posso credere. Non posso credere. Resta per la festa? Sicuramente. Sì. Quant'è? E chissà, oramai. No, voglio dire. Sì, il 25 luglio. Il 25 luglio. Bene, allora buona permanenza a Lauria e a lei che è stato disponibile all'intervista. Grazie. Allora, bene. C'è un consulto tra i giurati. Rita tutta contenta, eh? Sì, no, però è un po' preoccupata. Allora, noi proseguiamo, intanto Daniele, metti un po' di musica così anch'io riposo le corde vocali e poi vediamo che succede. Vi posso chiedere come sta andando? Discretamente, c'è un po'... è a rilento la cosa. Ah, sì. Come le persone come... stanno apprezzando, almeno quello sì. Ah, abbiamo visto degli amici di Torino che chiedevano informazioni. Esatto, vero? Sì, gli abbiamo dato qualche delucidazione. Ecco, ricordiamo come sono fatti questi vissinitti. I vissinitti, nello specifico, è il fiore di zucca ripieno con l'alice, però noi l'abbiamo fatto con la variante con la ricotta. E poi abbiamo aggiunto delle melanzane, zucchine pastellate e delle frittelle di pasta. Tutto qui. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Ciao.
Ciao.
Tra le attività giovanili la mia opera, che è il libro sul dialetto. Poi ho realizzato una guida turistica e chiaramente poi ho voluto promuovere la zona in generale, non solo l'Auria ma la Basilicata, con tutte le guide che sono state fatte. Viaggio in Basilicata, Appennino Lucano, questa è una vecchia guida di Lauria per fare un po' il confronto con quella nuova e vedere come ci possiamo, quello che possiamo integrare. Poi i vini della Basilicata e tutte le attività che si possono fare con escursioni e itinerari che sono in Basilicata. Aspetta che faccio una... Okay. Grazie. Ciao. Una società che mi piace, dopo che ciao. Andiamo. Quando andiamo a sentire lo vediamo più. Sì, ma se c'è una mangia qualcosa, forse una mangia già fatto. A voglia, assai. Buonasera, buonasera. Quali sono le cose che ti... la cosa, il mangiare, sì, la pasta? Sì, sì, sì. No, ma non funziona il microfono. No, ma... non è il fatto del mangiare. Non è il fatto del mangiare. Si incontra tanti amici, tante belle cose, hai capito? Sono serate da non dimenticare, hai capito? Ascolta, ma un tempo, Mario, si facevano pure queste cose, magari nelle case si facevano. Nelle case, sì, sì. Cosa ricordi di quei periodi?
i matrimoni soprattutto. Si facevano nelle case belle tutte, i ristoranti non ci andavano come c'è adesso, hai capito? Si faceva la canna arrostita, facevano la minestra, si cuoceva la pasta, hai capito? Tutto in casa, hai capito? Ecco, i fusilli, no? Stasera si celebrano i fusilli. No, sì, a carnevale soprattutto, i giorni di carnevale. Sì. Come si preparavano? Si impastava la farina, col tavoletto, poi c'era un lavoratore, lo chiamavamo noi a lavoria, un lavoratore, un mattarello, ecco. E poi si facevano con il ferro ci fanno le calze, si facevano le fusille, hai capito? Ecco. E quindi questa era una cosa che ti piaceva molto? Sì, era perché si faceva in famiglia, è una cosa troppo bella, si stava bene, tranquillo, hai capito? Ascolta, vedere tanta gente, che effetto ti fa? Ne vorrei vedere più. Più ne vede, più è meglio. Ascolta, noi sappiamo che tu sei molto legato alla festa della Madre di Novelia. Ecco, cosa, tu quest'anno ci sei andato ovviamente, no? Mario, purtroppo sono stato operato, non sono potuto andare, è stata per me una cosa troppo rammaricata, sono lasciato troppo amareggiato. Però se la Madonna mi fa sta meglio, a ottobre la chiusura andrò. A ottobre. Quando si chiude proprio? Quando la chiusura, a ottobre. Ascolta, tu sei uno che sa anche cantare bene le canzoni di un tempo, anche se c'è molta confusione. Ho già cantato con l'organetto poco fa. Ah, sì, la tarantella. Ci puoi fare un accenno adesso con il microfono? La tarantella ho fatto. Ce la puoi fare adesso con il microfono? Ho detto così. Bella figliola che c'è ne farina, coscio collo non goto là. Una votata, una girata, la farina per l'aria là, hai capito? Poi getto pure questo. Aspetta, non mi ricorda. Diciamo qualche canzone legato alla Madonna di Novelia. Ce la puoi accennare cantando? Sì. E falla, dai. Tieni il microfono basso e parla. Allora io dico siamo venuti e mo canta. Siamo venuti e mo ce n'andiamo, senza Maria come facciamo? Oh Madonna, quando sei bella, tu che fai in tassa cappella? E poi un'altra frase bella, la mamma così bella la voglio pure io, hai capito? Oh Madonna mia, aiutaci a tutti quanti, hai capito? Dice, ma che dolore che sento che già lascia Maria, ti prego Madonna mia, non ti scordare di me, hai capito? Da che età sei andato alla Madonna? E poi un'altra cosa. L'abbiamo trovata tutta incoronata, con giglie di rose, era tutta incoronata la Madonna, hai capito? E io, per favore, la mia vita è dedicata alla Madonna, hai capito? Che mi aiuta sempre ai miei familiari, a tutto il popolo della Uria, hai capito? A che età sei andato? La prima volta sono andato avevo 20 anni. Ah, quindi già grandicello. Sì, a piedi ovviamente. A piedi, sì, si andava a piedi, tre giorni di casa, sei giorni, tre andare, un giorno e mezzo a salire, un giorno e mezzo a scendere. Sì, tre andare e tre a ritorno, e un giorno si stava sul monte, hai capito? E quindi c'era questa tradizione importante, insomma. Ascolta. Adesso vai con i pullman a passeggiata, quindi è facile. Non è più un sacrificio, hai capito? Si va col pullman, si arriva alla croce sacrata, un quarto d'ora arriva proprio nella cappella della Madonna, hai capito? Ascolta, oltre ai fusilli, qual è un piatto che ti piace molto? Oltre alle fusille? La trippa, mi piace assai, hai capito? La carne, la canna al sugo. Ho mangiato due piatti, quasi due piatti diciamo, due razioni, una sfritta e uno col sugo. Sono tutti buoni. Hai notato Mario, lì ci sono vi
Sinitti, vi sono degli altri dei prodotti tipici, diciamo, del... Ti devo essere sincero, non sono arrivato ancora, ma cioè farò una passeggiata prima di andare via. Quali sono i dolci che ti piacciono di più, i dolci preferisco l'anginette. Sì. L'anginette e freselline, pezzette al sugo col pomodoro. Grazie a voi, per 100 anni. E io ho molta fede, come quando la Madonna non è lì. Io sono stato operato, ho avuto 4 bypass al cuore, mi sono molto raccomandato a questi due santi, San Rocco e la Madonna, mi hanno aiutato. Stasera sono qui con voi, sono contento, la mia vita è incominciata un'altra volta, hai capito? Ho passato dei brutti momenti durante l'intervento, 7 ore l'intervento è durato. Ho tribuato io e i miei familiari vicino a me, sono stati spiaciuti, mi sono stati molto vicini. Quando sono andato all'intervento ho detto state tranquilli che andrà tutto bene, emozione, niente, non sono andato come se fosse una passeggiata, hai capito? La Madonna mi ha dato questa forza illuminazione, io sono un tipo molto emotivo, però mi sono meravigliato qui io di avere quella tranquillità in quei casi, in quella cosa così grave. Grazie. Io me ne voglio portò. Che ti sembrava la via dall'autostrada? Brutta impressione. Cioè siamo proprio ci sei, non mi devo fregare meno. Che diciamo? No. Ma c'è gente qua, aspetta un momento, c'è gente, sono calabresi, esteri. Sì, ho visto che ti intervistava. Sì, benissimo. Venga, aspetta un momento, spiccio di straniere bene. Allora, scusa, mi ripeti il tuo nome. Stefano, che porterai questa sera a Cosenza, di questa serata? Guarda, parla perché non ha sbagliato la lettura, cerca la parola. Lei non ha visto nulla, perché non ha capito. Io non lo so. Bravo, noi veramente facciamo dare il vita, vivo da lavorare stasera. Virginia, voi nella vita cosa fate? Studiate? Virginia? Dico lei, da quando? Ah vabbè, pensavo Virginia, che fai nella vita? Stefano invece? Sta detto no che studia con Stefano. È Anna Clave che non vuole parlare, ingegneria meccanica. Ambientale. Bene, io vi auguro un futuro rosso. Come prevedete le vostre vacanze? Siete già in vacanza, sì, perché l'università è chiusa. No. Qui sarà un'estate sui libri. Ho capito. Tranne magari una bella fregatura. Venite, fate qualche puntatina alla Uria se volete, alla Tostata, quella alla Uria, non c'è di andare allo Stato, sta alla Uria. Ah, Scalera, beh, sì, manco mezz'ora da qua, quindi, la capatina, Giacomo, fai vedere, avete poco tempo per vedere le bellezze di Lauria, le abbiamo veramente, ma non l'avete di pronto. Stasera c'è fatto da Cicerone, per il corso. E Cicerone è qui, perché l'hai fatto lì? Le sartine. Beh, questa è la parte di Rocco Papparello. Rocco Papparello. Quindi, insomma, voglio dire, è conosciuta, grazie anche a lui. Stamattina ho avuto il piacere di fare così la diretta del cammino di Santiago, là, piccolo, e ho beccato un toscano che si occupa di pubblicità, che è venuto anche lui a fare sto cammino. E ci ha garantito, non lo so, mi è cresciuto il naso dopo, non so perché, ci ha garantito, ci ha assicurato che parlerà per la Unia e farà di tutto per con la pubblicità che lui fa a far venire qua in Toscana e i suoi amici. È molto positivo. È una piccola forma di pubblicità. Nord e sud Europa. Senza pensare alle grandi cose, molto piccole cose. Bene, sempre mi dice ma questo qua è nato, chissà, che sta guardando come. Hai capito la risoluzione della piazza?
italiano. No. Quando italiano non l'ho aiuto. Vabbè che pure l'ho aiuto. Senti, sì, non lo parlare, facendo la presa. Vi lascio subito l'inter, se no parlava. Tu invece la prestante come sarà? Nella stessa lingua. Ah, sempre sui libri, anche tu sai la lingua. Ma tu c'hai l'occhio più bello di quello che fa finta di studiare. No. Ma lei è più intelligente, non ha capito. Dicono di me, grazie. Segno, sì, volendo. Grazie ragazzi, gentilissimi e disponibilissimi. Arrivederci, ciao, ciao, ciao. Ciao Giacomino, ciao. Non aspetta qui da Jaino. Mangia i 5 minuti, là. Allora, beh, abbiamo intervistato le calabresi, quindi voglio dire, presenze. Ma che ti ha chiesto Mario, scusami? Che ti ha chiesto Mario? Mario. Già t'hai ascoltato? Mi ha chiesto no, sì, per un altro non venne e questa festa che ha fatto la tenso oggi era questa cosa, poi è uscita e la festa è morta la nostra. Lo speriamo, vero? C'è un grande tanta gente, tanti amici, vedi, tanto mangiare, tanto bene. Alla porta mangiamo sempre questa cosa di alla festa d'Azzaglia. Senti, ma tu da quanti anni ti fai queste feste? Io sono molto appassionato a queste cose. Poi come mi trattavo? E ancora la fine della parola, se io nella vita sono sempre così. Fagli fare una canzone da Madonna Mondo, sappi tutte le canzoni. Ah, mi dicono che conosci tutte le canzoni da Madonna Mondo. Cioè, ce la vuoi accennare? Grazie Mario! Zio Mario, zio Mario. Zio Mario, ecco. Sì, 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 no, ma mi ricordo. Che non è un giocatore, no, mi ricordo. Ci vuoi cantare una canzone della Madonna Mondo, delle tante che tu conosci? Qua, adesso, subito, A cappella, come viene? Come senza viene? Strumento. E giriamo l'andorno intorno la cappella di la Madonna. La cappella l'amo girata e Maria l'amo trovata. L'amo trovata tutta incoronata di giglie e di rose, viva Maria e cielo di posa. Bravo, veramente bravo. Questa è una canzone, quanti anni ha? Tu ne sei altre? Si può stare tranquillo. Sì. Ma tu vai ancora ai pellegrinaggi domani? Quest'anno non sono andato perché per motivi di salute. Non è stato sono bene. Stato operato, ho avuto quattro bypassi e non sono potuto andare perché non mi sono permesso, non mi ho permesso altro, però sono rimasto molto male. Spero che a ottobre alla chiusura ci sarò. Bene, noi ti auguriamo di farti tanti altri. La mamma vuole che certo. Mi fa stare bene, non te lo sentare. Certo, ce l'auguriamo a tutti quanti. Avevo una volontà anche quest'anno, però la mia salute non me la fa. Ma la Madonna lo sa che non si è potuto andare per la questo. La Madonna non vuole questa forza. Dai, mi va. Ci vuoi lasciare con un altro brano, un'altra canzoncina? Vai. Pure una canzone un po' spinta, sa pure una canzone un po' spinta. Okay. Falla. No, le canzoni della Madonna e poi c'è pure le canzoni un po' spinte. Tarantella, cosa? Che dice delle frasi un po' spinte. Ah, è una tarantella questa qui con le frasi. La sentiamo, sono tutti vaccinati qua. Bella che c'è lì carina, posso come lui dotare, una votata, una girata, una farina per la riunione. Hai capito? Quando si chiama la denuncia. Va bene, ok, grazie. Zio Mario, simpaticissimo e gentilissimo. Sono sempre pronta alla vostra disposizione. Grazie, gentilissimo. Grazie, buona serata zio Mario. Grazie a te. Allora, continuiamo. Tanto la giuria penso che si sia ritirata per decidere sul da farsi e quindi dobbiamo aspettare l'esito dei giurati, mentre è vero che continuano ancora a mangiare e distribuire pasta e allora. Sì, avremo anche un personaggio di Rocano che con la gente va serata con la farina. Ah, ma dove? Forse sta suonando sopra. Ragazzi, ho lì e gli va un po' di acqua, se la accompagna. Dove suonano? Forse sopra.
Sì, sì, perché mi pare che... Ah, ho capito, perché mi pare che i talentati, quelli che suonano, suonano, ecco, in piazza San Giacomo. Ok, va bene Giovanni, ciao, buone cose. Grazie a voi. Allora, adesso Giovanni, andiamo con un po' di musica in attesa che arrivino i giurati per sapere un po' come è andata a finire. Abbiamo un primo cittadino, prego sindaco, e io so, vengo in un momento, ci sediamo perché se mai sa bocca un piatto e ti sporchi, poi so fusilli so Fate una puntata di porta a porta. Porta a porta mensali. Scusa se ti disturbo, al volito verrai freddi. Questo quale piatto è, sindaco? Questa è la squadra rossa. Squadra rossa, quindi sarebbero i fusilli con il sugo normale e il maiale. Allora, caro sindaco, ufficialmente si apre la stagione estiva lauriota questa sera. È la prima manifestazione, ne seguiranno altre, non tante perché purtroppo anche quest'anno, anche l'Auria quest'anno si adegua un po' al trend nazionale che vuole giusto le cose, ahimè, ridotte all'osso per motivi della crisi, eccetera, eccetera. Si parte bene, che dici? Ma io credo che si parta bene anche perché ha piovuto e quindi credo che questo sia di buon auspicio. Anche se questa sera la pioggia forse non ha incoraggiato abbastanza. Però credo che la serata parta bene perché ben organizzata, veramente complimenti agli organizzatori e complimenti alle squadre che stanno gareggiando in questa gara culinaria. Quindi credo ci siamo adeguati, il problema non è questione di adeguati, è rispetto alle, alle disponibilità, alle esigenze. Noi facciamo fronte a questa programmazione estiva esclusivamente garantendo diciamo alcuni servizi ma non certamente coprendo tutte le spese necessarie per l'organizzazione così come è stato l'anno scorso, quindi facciamo diciamo contiamo su rimborsi economici che non certo attengono alla, al bilancio comunale essenzialmente alla regione e credo che su quanto la regione ci ci mette in condizione di fare, ma certo, e anche quest'anno come l'anno scorso. Forse è stato, diciamo, la regione stessa ha avuto modo di dare più disponibilità economica, quest'anno un po' di meno, ma credo che comunque le manifestazioni ormai consolidate, essenziali, le abbiamo avuto garantite e credo che questo sarà proprio quello clou della stagione, insieme a tutte le altre attività che l'associazione garantiscono come sempre le grosse associazioni di lauria e le tante associazioni di lauria che sono sempre di grande, grande, grande disponibilità e buona volontà. Oh, bene. Senti, sindaco, tu sei a tavola, sei una buona forchetta o, visto che il tema è questo, i fusilli laurioti, come il primo cittadino a tavola, che cosa mangia? No, io... Diciamo, è molto più semplice dire ciò che non mangio, perché in genere mangio quasi tutto, tranne poche, pochissime cose. Diciamo. Però a me piace mangiare, mangiare è un piacere. E sono, almeno, non sono un espertissimo diciamo, di aspetti culinari, però ritengo di essere un buon gustaio. E quindi mangi di tutto, eccetera, eccetera. Ma molte volte il boccone ti resta con tanti problemi che hai, se resta sopra lo stomaco, però poi meno male si risolvono le cose, è vero? Diciamo che i momenti per gustare al meglio la piacevolezza dei momenti come questi, diciamo in più delle volte sono accompagnati da tantissimi pensieri, da grandi problemi. Però diciamo che almeno ci sono questi momenti. Così compensano i tanti invece difficili che comunque in questo momento siamo costretti ad affrontare. Senti, sindaco, forse non è la sede neanche il momento per affrontare il discorso un po' più serio, ma ti volevo chiedere, sempre mantenendoci in maniera soft, hai parlato di tanti problemi, delle tante cose che angustiano la nostra cittadina, qual è il pensiero
ho il problema dominante che non fa dormire il sindaco di Laurino, per esempio. Soffre di insonnia, lo sa. Non ce n'è solo uno, ce ne sono diversi. Il primo pensiero è legato proprio alla difficoltà della gente. Cioè l'occupazione è il primo pensiero che ovviamente di fronte alle difficoltà familiari, alle difficoltà dei singoli cittadini che vengono a confidarmi le problematiche singole, e certamente sono i principali, perché oggi le difficoltà sono veramente tante, ma serie. La difficoltà più grande è proprio quella della mancanza di una prospettiva o della consapevolezza che, superato un momento, avremo un altro migliore. Ed è questa proprio l'impotenza più grande, cioè il poter offrire una speranza per superare le difficoltà. Allora, un sindaco che si trova in queste condizioni certamente si trova, è come se gli mancassero gli strumenti per poter svolgere anche il proprio compito, di fronte al fatto che trasferimenti economici non ce ne sono, investimenti non possiamo farli, le ditte, le imprese che lavorano sul territorio sono tutte in sofferenza, non riesce a garantire, ad assicurare ai cittadini la giusta occupazione, perché comunque c'è una sofferenza generale che non consente di poter garantire questi diritti. Ovviamente spesso la frustrazione di un sindaco, e credo che non sono solo in questo momento, i sindaci stanno vivendo un bruttissimo momento proprio perché non riescono ad utilizzare gli strumenti e ne a dare le risposte che in questo momento nel proprio paese c'è bisogno. Sindaco, io ti faccio un'ultima domanda che io ho l'opportunità di averti qua stasera e non posso non farti, non vorrei adesso che accadessero cose, ma Gaggia fa, non sono giornalista ma Gaggia fa. Veniamo fuori, lo dicevo anche stamattina nell'altra diretta, da una settimana un po' particolare per Lauria, una settimana caratterizzata dalle vicende legate alla festa di San Giacomo, caratterizzata dalla dura presa di posizione del parroco e di questa sua performance che magari insomma è diventata conosciutissima perché Lucania TV l'ha mandata in onda e quindi 5.000 passa contatti. Io volevo chiedere, non voglio quei pareri su quello che è stato detto, no, ti dico in generale. Allora, io ho sentito una lamentela e te la riferisco. Il comitato ha detto che ci aspettavano un aiutino in più dall'amministrazione comunale che non ha neanche alzato la cornetta per dire che sta succedendo. Stasera è l'opportunità, perché questa tua intervista con me va anche su Eco Channel, un'altra seguitissima TV del posto. Allora, io devo dire un tuo parere sulla festa. Lasciamo il condorno e le cose private, per l'amor di Dio, non è il luogo, non è la sede. Ma questa festa, che sta succedendo? C'è un paese un poco... è un paese un po' strano, sindaco, tu che hai la visione un po' di tutti noi, che sono qua non si farà la festa, perché sono venute così in posizioni, chiamiamole così, dalla curia, da altri posti, la festa si fanno, si sparano le fughe, c'è il grosso nome, cioè... Io guarda, è una domanda che anche su Facebook ho posto. Sì, hai ragione, ora il tuo parere. No, in genere sono abituato ad essere educato. Se vengo invitato, partecipo e do il mio contributo. Nessuno mi ha chiesto il mio parere o mi ha informato di quanto stesse succedendo, se non ho avuto modo, come tutti quanti, di vedere su Facebook lo sfogo di Don Branco, che ovviamente mi ha fatto capire una situazione che si stava vivendo. Nel rapporto col comitato, con Don Branco, il rapporto è ottimo, abbiamo avuto modo di chiarire altre situazioni che credo non siano state da me, pur essendo stato
io un, diciamo, un protagonista di altri possibili equivoci, non certo mi sono affezionato ad alimentare, ma ho chiarito e abbiamo chiarito con grande disponibilità e serenità. Credo che ci siano stati i motivi per cui il comitato e il parroco abbiano deciso in quest'anno di portarlo. In questo non c'è stata l'entità, diciamo, civile che ha compartecipato a scelta. Il Giro non ha scelta. Una festa parrocchiale, il comitato parrocchiale e la parrocchia decide, ha la piena autonomia di decidere. Viene coinvolta poi il comune e la parte civile, e nel momento in cui si è già articolata l'organizzazione. Non c'è stato questo coinvolgimento, ci sarà nei prossimi giorni anche un momento di incontro con Mondrani, ma non. Il mio punto di vista è rispettoso di quanto ha deciso il comitato della parrocchia stessa. Loro hanno avuto i loro motivi, l'hanno spiegato, certamente l'aiuto in me, se mi fosse stato chiesto, l'avrei dato pienamente, come ho sempre fatto, e non mi sono mai tirato in piedi, specialmente di fronte a queste occasioni. E credo che abbia anche dimostrato in altri momenti, diciamo che al di là di interpretazioni o valutazioni che potevano far nascere equivoci, ho dimostrato ampiamente di superarle senza legarmi al particolare o all'ingiuncio che non mi affeziono, al quale non mi affeziono, e non credo che sia un modo per poter risolvere i problemi. Bene, io ringrazio il sindaco, adesso i fucili si saranno freddati. Non lo vedo scritto. Chiudiamo qua l'intervista, ci vuole forse un po' di musica perché dobbiamo riprenderci, ci vuole un po' di musica, non devi a te, vai Giovanni. Buon viaggio. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us.